Parliamo questa mattina dello stato di salute dei fiumi, in particolare ovviamente dei fiumi della regione Campania. Che tipo di quadro ne esce fuori dal report che avete tracciato? Sì, Goletta dei Fiumi in Campania è una campagna che quest'anno ha deciso di ampliare la sua indagine. Prima riguardava soltanto il fiume Sarno e i suoi affluenti, quest'anno abbiamo fatto anche il Sele e il Tusciano per dare una risposta innanzitutto su due problemi che sono quelli che presentiamo oggi: sull'inquinamento chimico e diffuso dei corsi d'acqua e sul problema della depurazione. E i risultati che ne escono sono dei risultati non molto rassicuranti, soprattutto per il Sarno, che il cui 65% dei punti monitorati è uscito di qualità pessima o scarsa, meglio per il Sele, anche se ci sono forti criticità nella parte di Foce, invece il Tusciano è uscito sicuramente su una qualità migliore. I dati ci dicono quanto sia importante oggi intervenire, ma soprattutto ci restituiscono un punto importante su quelli che sono i tratti di corso d'acqua più inquinati e quelle che sono le fonti su cui poi dobbiamo appunto prendere provvedimenti. Individuato il problema, quale potrebbe essere una soluzione? Ma le cause dell'inquinamento che noi abbiamo determinato sono in parte cause di scarichi industriali delle varie zone industriali lungo i corsi d'acqua, derivano da un problema di depurazione, un annoso problema per la regione Campania che costa anche una procedura di infrazione con delle multe rispetto all'Europa, e poi in terzo c'è una purtroppo situazione anche di degrado delle sponde del territorio fluviale, quindi intorno al corso d'acqua stesso, che porta un inquinamento diffuso. Allora, partendo da queste tre cause che possono sembrare molto articolate e molto complesse, invece è possibile ragionare sulle soluzioni. Noi oggi abbiamo chiesto a tutti gli attori che lavorano, operano e vivono lungo il fiume di trovarci per discutere di questi dati, e con loro vorremmo anche adesso costruire insieme una proposta. Grazie. In qualità di responsabile scientifico di Legambiente Campania, le vorremmo chiedere quali potrebbero essere delle buone prassi per evitare l'inquinamento che nel 2018 continua a macchiare i fiumi del Salernitano, nonché i fiumi campani. Sì, noi dobbiamo fare un salto culturale, diciamo, sui fiumi. È arrivato il momento, anche perché noi abbiamo preso degli impegni, abbiamo condiviso a livello comunitario di far arrivare alla qualità buona entro il 2015 i nostri fiumi, e questo è un impegno importante perché significa che non raggiungere o mancare questo impegno può generare addirittura sanzioni. Quindi bisogna darci da fare. Lo scatto culturale significa che bisogna cambiare capacità di agire sui fiumi. Non basta, anche se è indispensabile, intercettare gli inquinanti, gli sversamenti, gli scarichi, cioè non basta solo pensare che bisogna realizzare impianti di depurazione, bisogna sicuramente far funzionare dei sistemi di depurazione, quindi ci sta anche dietro l'organizzazione della gestione di questi sistemi di depurazione. Uno può disporre di un impianto innovativo, bellissimo, ma che non funziona se non viene gestito correttamente. E altro aspetto fondamentale è quello lì, che bisogna capire che l'inquinamento non è solo determinato dagli inquinanti che arrivano al fiume, ma inquinamento è anche la manomissione del fiume, ovvero sia il taglio della vegetazione, la distruzione degli argini, l'artificializzazione, la cementificazione. Questi sono degli aspetti che ormai noi riconosciamo a livello comunitario come forme di inquinamento, e anche questi aspetti devono essere contrastati. Non è possibile più che si vada purtroppo ad agire sui fiumi senza tener conto di queste prerogative, e quindi su due fronti bisogna dare massima coesione e sinergia tra tutti gli enti che lavorano sui fiumi, sia sul fronte delle strutture necessarie a depurare, sia sul fronte della gestione di queste strutture, e anche sul fronte della manutenzione del territorio, perché spesso purtroppo si vedono impattati i propri fiumi quando si vanno a fare interventi di manutenzione. E come dicevo prima, non si può più togliere spazio ai fiumi. Ai fiumi bisogna ridare lo spazio che era loro in origine, perché sono elementi dinamici del territorio. Bene, queste cose purtroppo non sono fantasie, ma sono delle scelte che abbiamo condiviso a livello comunitario, e se manchiamo gli obiettivi purtroppo saremo sanzionati.